Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, questa volta vediamo doppio. Siamo nell'universo di Sanremo Giovani, siamo con le vincitrici di Area Sanremo. Bello vedere due donne sedute sul nostro divanetto. Gabriella Martinelli e Lula, una coppia di donne. Già qui potremmo fare un programma intero, cioè parlando del fatto che finalmente un duetto. Quindi qui le donne, siete la dimostrazione che le donne possono collaborare. Certo, sì. Certo. bisogna fare squadra, assolutamente, tantissimo. Tra l'altro noi siamo diversissime e questa cosa ci diverte da morire, no? Vogliamo lanciare anche questo messaggio fortissimo. Ok, diversissime, no? Che si sono incontrate a un certo punto della loro vita. Noi ci conosciamo da un po' di tempo, seguo la produzione artistica del progetto di Lula. Noi proveniamo da due mondi non solo artistici ma proprio di vita anche diversi, no? E ho scelto di coinvolgere Lula in questo pezzo proprio per lasciare che l'argomento di cui parlo arrivasse più lontano, e devo dire che è venuta fuori una cosa che ci rappresenta molto, che ci piace. Un argomento bello tosto, cioè sì. Non si parla di amore, non si parla di... si parla di attualità, di vita vera, vissuta, sì. Anche cruda. Sì, io sono di un paese della provincia di Taranto, Montemesola, e a un certo punto ho sentito forte sulla pelle un argomento a me vicino, un argomento che conoscono benissimo le persone, la gente del mio posto. Avevo voglia di raccontare questa storia, che non è storia di pochi, non è storia solo dei pugliesi, ma è storia di Taranto. E dopo una lunga chiacchierata con mio cugino, ex dipendente Ilva, ho tirato giù questi versi, con la voglia di dare voce a moltissime persone. E il gigante d'acciaio non è solo la storia dell'ex Ilva, vuole trattare il tema dell'inquinamento, della sicurezza sul lavoro e non solo, perché poi Lula ha dato a questo brano un colore anche tutto suo. Sì, diciamo che innanzitutto è stata una grande sorpresa, sono stata molto lusingata di essere stata coinvolta da Gabri in questa splendida avventura, e sono andata veramente di cuore a scrivere il mio special rappato di questo pezzo, perché non mi è risultato difficile, perché proprio come diceva lei è un argomento che dovrebbe riguardare tutti e che riguarda tutti, perché in fondo di giganti d'acciaio in Italia ne abbiamo tanti, e perché in generale si parla di lavoratori, di chi lotta tutti i giorni, di chi vuole costruirsi a fatica un futuro che magari a volte non riesce bene a vedere. Abbiamo quindi due donne coraggiose. Primo, perché lavorate in coppia, e per le donne noi ce lo diciamo sempre, facciamo squadra. Poi quando ci troviamo ad avere a che fare con questo nel concreto non è sempre facilissimo. E dall'altra, perché portate un tema che è comunque fa riflettere, e a volte può essere difficile. Come affrontate questo momento? Cioè, ci pensate al fatto che andrete su a parlare di un argomento che è molto sensibile? Sì, guarda, devo dirti, per noi è doppiamente una grande opportunità. Cioè, lo è per le nostre vite personali e artistiche, ma lo è proprio per questo brano. Cioè, noi siamo felici di salire su quel palco con questa canzone. Tantissimo. Assolutamente. Manca davvero poco. Tra poco, finalmente. Sì, ci siamo. Respirare. Ci siamo. Come vi preparate prima di salire? Come, cioè, siete scaramantiche? Lei lo è molto di okay. Più, ha un po' di robette sue. Adesso ti racconta. Così sembra cosa di losco. No. Ho vari ammennicoli, ho vari pupazzetti, in particolare un peluche che stiamo, insomma, raccontando un pochino. Il suo nome è Berto. E un bradipo, il bradipo Berto, che ci ha accompagnato. Ora sta dormendo ovviamente, perché esatto. Si deve caricare, no? La nostra esibizione. Ci ha accompagnato in tutti gli step di questo percorso, che è stato lunghissimo, perché siamo partiti da Aria Sanremo, siamo arrivati domani sul palco dell'Ariston, quindi insomma... Ma Berto sta nel backstage o viene on stage? No, nel backstage. No, direi di lasciarlo. È timido. È dolcissimo, però è bruttissimo. Cioè, vabbè, non poi, è vero, no, vabbè, è brutto. Proprio, guarda. Io sono un po' curiosa di conoscerlo, quindi te lo porteremo. Sì. Prossima, tornate a trovarci, portate anche Berto, che ovviamente è diventato un trio, così mi si equilibra tutto. Grazie mille ragazze, grazie, per essere state con noi. Grazie. Vi chiedo un saluto a questa camera per i nostri ascoltatori di Radio Bruno.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi di Radio Bruno, da Gabriella Martinelli e Lula, ciao! Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu,